Monza. Ma il 7:20 in sciopero? Ma perché un'ora che non passa? Veramente è 1:20 per l'esattezza, è una vergogna. Non so che dire sul 7:20, mi dispiace. Ma come non sa che dirci? Lei è qua per controllare le linee o per cambiare l'aria? Senta signore, io gestisco le linee al meglio possibile. E comunque lei mi paga per 7:20. Eh sì, siamo noi che ti paghiamo lo stipendio. Non lo sa lui, lei ha pagato per sapere tutto del 7:20, ha capito? Senta, se io dovevo essere pagato per sapere tutto del 7:20, ero già morto di fame e stavo aspettando il mio stipendio da 2 mesi. Io non so pagato per 7:20. Io ho lavorato tutto il giorno. Ma che significa che non è pagato? Voi siete pagati per non fare niente. Vabbè, adesso ci dà il nominativo e così vediamo se non è pagato, eh. Tanto l'11 novembre c'è il referendum per privatizzarvi. La pacchia è finita. Vediamo se col privato fate tanto gli spavaldi. Guardi che il 7:20 è già privatizzato, è pagato da TPL e non da ATAC. Comunque, se volete continuare a lamentarvi, e giù ci stanno i miei colleghi del privato. Scusi, ma sull'autobus c'è scritto ATAC. Perché è ATAC, TPL è ATAC, signor, non che dia retta, andiamo. TPL non è ATAC. È il subappalto, signor. Sono i privati che speculano sui soldi pubblici e gestiscono male le linee. Comunque, se vuole continuare a lamentarsi, i miei colleghi stanno sempre là. Come mi sentono questi privati? Ah, signor, faccia piano pure con loro, perché stanno aspettando. Ma non l'autobus, 2 mesi di stipendio. Ma io non ce l'ho con voi. Voglio solo andare a casa, una vita che aspetto. Che devo fare?